Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Stamattina mi sento completamente immersa nell'atmosfera natalizia. Ho tirato giù tutte le decorazioni dell'albero di Natale, ho cominciato a mettere qualcosina e poi ho pensato: ma perché non condividere questa cosa sul canale? Quindi faremo l'albero di Natale insieme. E poi alla fine del video farò un brevissimo home tour in cui vi farò vedere come sono venuti i vari angoli della casa, in cui ovviamente sono andata a mettere decorazioni natalizie. Quindi restate con me perché andiamo subito a fare l'albero. Inizio subito facendovi vedere le scatole in cui contengo tutto il materiale che poi andrò ad utilizzare per fare l'albero, per abbellire la casa. Adesso voi vedete quattro scatole chiuse, ma io ve le faccio vedere anche aperte. In questa scatola ci sono tutte le ghirlande dorate, le palline di Natale, in generale tutte le decorazioni. In questa scatola a forma di baule ci sono le luci, sperando che questa volta funzionino e che non succeda come lo scorso anno. E poi anche questa scatola è piena di decorazioni natalizie. Qui c'è anche la ghirlanda che poi andrò ad appendere fuori dalla porta. C'è il calendario dell'avvento, a forma di renna. Qui ci sono i numeri che ovviamente ogni anno vanno persi all'interno della scatola. È una specie di calendario dell'avvento, nel senso che, questi quadrati qua indicano quanti giorni mancano al Natale. Quindi ovviamente poi voi lo andate a, cambiare, a modificare. Comunque, insomma, anche questa è una cosa molto carina che andrò a mettere poi davanti al televisore. Ma non perdiamoci troppo in chiacchiere perché fare l'albero di Natale sarà una cosa lunga. La prima cosa che voglio fare è andare a ricoprire questo tavolino con una stoffa che possa essere un po' più natalizia, perché questo è un tavolino marrone. Io qui sopra poi metto l'albero di Natale e lasciarlo così sinceramente non mi piace. Ho sempre messo una tovaglia dorata, solo che quest'anno non la trovo, non mi ricordo dove l'ho messa, quindi metterò questa qui, che è di questo blu così un pochino brillante, un pezzo di stoffa di velluto, e io andrò a mettere questa, poi magari per abbellirla metterò dei fiocchi dorati in modo da rendere tutto un po' più bello. Adesso la vado a posizionare e poi vi faccio vedere il risultato. Adesso che ho messo la tovaglia, volevo riprenderla un pochino, leggermente, in modo da creare una cosa un pochino più carina, andare a coprire il buco che è rimasto. Quindi semplicemente metto la stoffa in questo modo e vado a mettere una mollettina di Natale fatto così. In questo modo lo rendo semplicemente un po' più carino, non è niente di che, ma insomma, tanto sta meglio comunque, sicuramente in questo modo. Quelli che vedete qui a terra sono i due cespugli, perché adesso sono solo dei cespugli che vanno poi a creare l'albero di Natale. Questa è la parte sopra. Io adesso dovrò aprire tutti i rami e cominciare poi ad addobbarlo. L'ho già posizionato sul tavolino e adesso devo tirare giù i rami in questo modo. Per fortuna è abbastanza semplice, non sono particolarmente rigidi, non sono particolarmente legati, quindi basta tirarli un pochino giù e aprirli. Adesso metterò anche la parte di sopra e poi cominciamo con tutte le decorazioni. Ho posizionato l'albero di Natale sul tavolino. E io adesso volevo farvi vedere quanto è gigantesco il mio albero. Ve lo faccio vedere così ancora spoglio, proprio per darvi l'idea di quanto è grande. Casa mia è molto molto piccola. Voi tenete presente che questo albero di Natale è assolutamente dominante e arriva fino al soffitto, perché guardate un po', qua c'è il soffitto. Vedete che lì c'è appeso il lampadario, la mongolfiera, e l'albero arriva fino in cima. Quest'anno voglio iniziare da queste decorazioni di legno, che sono veramente carine. Le avevo prese nei vari mercatini di Natale, le avevo prese in quei negozi che vendono prodotti, per la casa, prodotti comunque per le decorazioni natalizie. Qualcuno probabilmente l'ho preso anche dai cinesi, io adesso non me li ricordo tutti, però ho deciso quest'anno di iniziare da queste decorazioni. Una la posiziono qua, che mi sembra che si veda molto bene. Ecco, sono molto carine queste, secondo me. Hanno un che di molto rustico. Vado già a posizionare anche la Befana. Questa me l'aveva regalata mio papà tanti anni fa. È molto carina, come vedete, si può appendere. Sarebbe un portachiavi, però io la appendo all'albero. La vado a posizionare qui, che è nella zona un pochino più in alto.
Ecco, così rimane in questo modo, poi i dettagli ve li farò vedere alla fine. Quando si fa l'albero di Natale, poi vengono anche in mente tutte le cose dell'infanzia, perché qui ci sono degli addobbi che io utilizzavo quando ero piccola, quando abitavo ancora con i miei. Questa pigna, ad esempio, era di mia nonna. Quindi, insomma, ci sono anche un po' di momenti nostalgici quando si fa l'albero di Natale. Però devo dire che sono tutti bellissimi ricordi e quindi anche questa sorta di nostalgia comunque piacevole alla fine. Adesso faremo insieme anche il presepe. Questa è la capanna. Ho già messo il cammello, che come potete vedere è gigantesco, però insomma io ce l'ho così. E adesso vado a posizionare gli altri personaggi del presepe. Quindi mettiamo prima il bue e l'asinello perché devono stare sul fondo. Io credo che gli esperti di presepe sappiano benissimo se il bue va a destra, a sinistra, la posizione, insomma, dei vari personaggi. Però io sinceramente questa cosa non la so, cioè non mi ricordo oggettivamente se va a destra o se va a sinistra. Quindi io lo metto come mi capita. Se poi ho sbagliato e voi magari siete più esperti di me, lo sapete, magari ditemelo nei commenti, così cambio la posizione e la metto giusta. Poi qui c'è un altro grande dilemma, perché insomma, in teoria Gesù Bambino andrebbe posizionato la sera del 24 dicembre. Però siccome le statuine poi io tendo a perderle perché sono piccole, perché poi magari non mi ricordo dove l'ho messo, quindi facciamo che lo metto adesso. E va bene così. Anche i re magi, stessa cosa, i re magi vanno messi sicuramente il giorno dell'Epifania, però io li metto subito perché è lo stesso motivo di prima, perché se non li metto adesso, poi sono convinta che non mi ricorderò più dove sono e poi non riuscirò a posizionarli. Ecco, così ho posizionato tutto, ci sono anche i re magi, lo so che non andrebbe fatto, però davvero io devo mettere via le cose perché ho la casa troppo piccola, quindi li posiziono ora. Comunque il presepe è piccolino perché sta comunque posizionato sotto l'albero, però è un simbolo del Natale, quindi mi fa piacere comunque farlo tutti gli anni. Ecco finalmente l'albero di Natale finito. Là sotto c'è il presepe, avete visto mentre lo andavo a fare insieme a voi. Qui c'è l'albero di Natale, ogni addobbo ha una storia, ad esempio questo che vi sto facendo vedere in primo piano lo avevo fatto con il DAS. Con mia mamma quando avevo 4 anni, 5 anni, quindi è una decorazione che ha praticamente la mia età, quasi 40 anni, e mi ricordo che avevamo fatto insieme delle cose di DAS da appendere all'albero di Natale. Questa pallina rossa e dorata, ad esempio, era dei miei nonni. Questa l'ho fatta io. Ad esempio, non so se riuscite a vederla bene, avevo fatto con la tecnica del decoupage questa pallina, però io non sono particolarmente artista, quindi insomma non è che sia venuta proprio una meraviglia. Poi ci sono tante cose che mi hanno regalato, ad esempio questo me l'aveva regalato una persona che avevo conosciuto nell'ambito del mio vecchio lavoro. Questa è stata la prima pallina che abbiamo comprato con il mio compagno quando siamo venuti a vivere insieme. Quindi diciamo che ogni addobbo di questo albero ha una storia. Questo elefante che state vedendo adesso, spero che lo vediate abbastanza bene, era dei miei nonni, esattamente come era dei miei nonni anche questa macchina che ha la renna al posto di guida. È molto carina anche questa. E adesso che avete visto il mio albero di Natale, voglio fare un piccolo home tour per farvi vedere un pochino tutta la casa nel suo insieme, quindi con tutte le decorazioni natalizie. Probabilmente tante cose le avete già viste l'anno scorso, perché poi io più o meno utilizzo sempre le stesse cose, ma ci sono anche delle cose nuove, quindi ora vi faccio vedere come stanno collocate nei diversi angoli di casa mia. Questo è il tavolo di Natale. Ho messo quella tovaglia che avevate già visto nel video haul di acquisti natalizi, ci sta veramente molto bene, mi piace. Qui c'è un piatto che è bellissimo, ha un Babbo Natale nordico. Poi magari il piatto ve lo faccio vedere alla fine perché adesso ci sono tutti i cioccolatini e non si vede. Ho messo questo gnomo che è bellissimo. Poi ho messo questa campanella di vetro con la pigna, poi c'è quella renna dietro, questa qua,
che è semplicemente un soprammobile. Ho messo quell'alberello di Natale che avevo comprato sempre nel video haul recente di cui vi parlavo prima. Ho messo tutte le palline colorate, poi dietro c'è quell'orologio antico che era di mia nonna e qui c'è un altro gnomo. Poi a fianco c'è una candela profumata e ho messo anche in cima, dove c'è quella bottiglia blu, un tappo a forma di Babbo Natale. Questo invece è l'angolo sopra al televisore. Vedete che ho già messo la calza e ho già messo anche la befana. Poi scendiamo verso il basso dove troviamo il televisore. Qui ci sono due pigne, qua ce ne sono altre due, poi in mezzo ho messo questa renna che è tipo calendario dell'avvento, ci indica quanti giorni mancano al Natale, credo l'abbiate già vista l'anno scorso, e qui c'è una candela Yankee Candle con un'altra pigna. Non so se l'avete capito, ma le pigne mi piacciono tantissimo, soprattutto nel periodo di Natale. Anche quest'anno ho appeso alla porta questo bellissimo Babbo Natale che mi piace tantissimo. Poi invece qui abbiamo l'arco e come vedete ho messo quella decorazione che avevo acquistato un po' di tempo fa. Credo che non riusciate a vederla benissimo perché io non riesco a fare lo zoom con il cellulare, di solito uso la telecamera, adesso per praticità sono con il cellulare. Comunque sta molto bene nel suo insieme. Questa invece è la zona presepe. Qui ho messo questo gnomo e quella candela tonda. Qui c'è il presepe, che è uno di quelli già fatti, già montati, era di mio nonno, quindi io lo metto proprio perché mi sembra di averlo un po' qua con me. Questo è un albero di Natale fatto con la pasta, è un lavoro creativo che avevo fatto io qualche anno fa. E poi ho deciso di mettere anche questa candela con il pupazzo di neve. Poi qui ci avviciniamo nella zona libreria perché voglio farvi vedere anche questo gufetto che è molto simpatico con il cappello di Babbo Natale. Ci sono le due pigne e quindi anche questo angolino quest'anno l'ho decorato. Questo è l'albero di Natale che più o meno avete già visto prima, però volevo farvelo vedere nell'insieme, anche se non riesco a fare un'inquadratura da lontano perché avendo la casa piccola non riesco ad andare molto indietro. Però, insomma, questo è l'albero di Natale più o meno nell'insieme. È venuto molto carino, devo dire che mi dà un sacco di soddisfazioni quest'anno, soprattutto perché funzionano le luci. Questa è la mia minuscola casa, tutta decorata per Natale. Avrete notato quanto l'albero sia sproporzionato rispetto a casa mia, ma quando si tratta di Natale io divento megalomane, quindi il mio albero di Natale è enorme. Però a me piace così, mi mette allegria. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete già fatto l'albero di Natale, se in generale vi piacciono gli alberi grandi o se preferite quelli un pochino più piccoli, un pochino più modesti come dimensione. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.